Rientriamo in studio, vi mostriamo un cane che è stato trovato lunedì scorso nelle vicinanze del cimitero comunale di Borgotaro. Non ha il microchip e in questo momento è ospitato presso la carrozzeria Bozzia e Borzoni. Chiunque dunque l'avesse smarrito può rivolgersi alla carrozzeria Bozzia Borzoni di Borgotaro. Anche il senatore Giorgio Pagliari prende posizione contro la decisione dell'Avis provinciale e regionale di concentrare i punti di prelievo a discapito delle sedi periferiche dell'Avis e di sedi periferiche sul territorio della Valtaro e della Valceno ce ne sono parecchie. Il senatore Giorgio Pagliari prende posizione contro la concentrazione dei punti di prelievo promossa dall'Avis provinciale e regionale a discapito delle sedi periferiche. Come già illustrato in precedenti servizi, i punti prelievo dell'Avis in provincia di Parma, che erano 48, uno per ogni sezione, sono stati ridotti già da quest'anno a 30 ed il programma ne prevede un ulteriore dimezzamento nel 2015. La motivazione è che i punti prelievo soppressi non avrebbero i parametri richiesti per l'accreditamento sanitario previsto dalla legge regionale. Se non che a quelle sezioni che si sono dette disponibili a far eseguire a proprie spese i lavori necessari per la messa a norma, come nel caso dell'Avis di Tarsogno, è stato consigliato di lasciar perdere. Pare infatti che il progetto sia quello di affidare alle sezioni Avis solo l'attività promozionale delle donazioni, mentre i prelievi dovrebbero essere effettuati in apposite strutture gestite dall'azienda USL. Un progetto che però sta incontrando l'opposizione delle sezioni periferiche, in quanto è proprio il momento della donazione, più ancora delle riunioni o del pranzo sociale, a dare ai singoli donatori il senso di appartenenza, facendo diventare la sezione Avis un importante centro di aggregazione per le comunità locali. Ritengo che la razionalizzazione sia una cosa, ritengo che la concentrazione dei punti di prelievo sia, non sia condivisibile. Noi abbiamo delle realtà che hanno un significato di sensibilizzazione alla donazione, che hanno il significato di un luogo di socializzazione, di un punto di vivacizzazione del territorio che devono essere, a mio modo di pensare, salvaguardate. Credo che ci sia anche una considerazione da fare di primario rilievo. Questa concentrazione può togliere molti donatori, nel senso che una cosa è donare nella propria sezione in una certa condizione o in una sezione vicina che viene percepita ancora come la sezione del proprio paese, una cosa è doversi spostare in un luogo di trasfusione tecnico, cioè il reparto ospedaliero o della unità sanitaria locale in cui si effettua il prelievo. Credo che questo non agevoli, non aiuti la promozione della donazione di sangue e credo che questo in prospettiva sia un problema da tenere presente perché quando non si costruiscono, quando questi luoghi, queste sensibilità si annullano in loco, poi ricostruirle è questione di anni. Credo che vada trovato un punto di equilibrio che salvaguardi il principio della territorializzazione del servizio e non della concentrazione in senso tecnico. Ubriacati di vita è l'iniziativa organizzata per promuovere la prevenzione del consumo dell'alcol in programma domani a partire dalle ore 18 nei giardini 4 novembre. Si esibiranno i ragazzi che hanno partecipato all'edizione dell'anno scorso di Ixtaro con un concerto che inizierà, come vi dicevo, alle ore 18 nell'area allestita con chioschi, bar a cura degli allievi dell'indirizzo enogastronomico dell'Istituto Superiore Zappafermi che per l'occasione offrirà gratuitamente a tutti i partecipanti dei cocktail analcolici accompagnati da stand informativi sull'abuso di alcol. Questo è il primo appuntamento, il secondo è previsto per il 24 maggio a Bedogna al Parco Cattaneo. E a proposito di Bedogna, si è svolta con successo come tutti gli anni la festa di San Marco sul Colle. Il seminario vescovile ha ospitato un po' tutte le fasi di questa festa, compresa quella finale, ovvero il concerto. In tentazione.
si è rinnovata presso il seminario di Bedonia la tradizione della festa di San Marco, una ricorrenza celebrata secondo una formula ormai ampiamente sperimentata che si articola su quattro momenti. Un incontro di carattere culturale dedicato quest'anno ad un progetto di valorizzazione di un percorso storico che collega le alte valli del Taro e del Ceno all'Oltrepò Pavese attraverso la Val d'Aveto, la Santa Messa presso la Basilica della Madre di Consolazione, il momento conviviale e il concerto nell'aula magna della struttura in cui si è esibito il coro Voci della Valgotra. Ogni anno credo che abbia la sua caratteristica, quest'anno è stata un po' la caratteristica delle, come diceva Monsignor Ponzini nelle Eucaristie, nella Santa Messa, la caratteristica è stata del camminare per le vie che i nostri anziani, i nostri vecchi hanno tracciato, ma che anche noi siamo chiamati ancora a ripercorrere. E come i nostri anziani, oggi San Marco che ha portato in tutto il mondo la parola del Signore, anche noi siamo chiamati a portare la parola del Signore. La cosa più bella è proprio questo richiamo forte a tutta la nostra valata. E io ringrazio di cuore veramente tutti quelli che hanno partecipato, perché hanno dimostrato di capire anche lo sforzo che fa il seminario per mandare avanti tutti questi progetti che ognuno di noi ha, cari ad ognuno di noi. Il seminario è una struttura molto importante per la zona anche dal punto di vista ricettivo. Grazie al seminario Bedonia riesce ad ospitare squadre di calcio e quindi diciamo a far conoscere il territorio anche al di fuori dei confini della vallata, per cui appunto diciamo ha un ruolo fondamentale questa struttura. Veramente devo dire anche questo, che ne approfitto anche per fare una certa pubblicità. Fra un 15-20 giorni inaugureremo qui fra Bedonia e il santuario, nella salita c'è una casa che era di Monsignor Silvio Ferrari. Questa casa è stata ristrutturata, stanno finendo i lavori in questi giorni e sarà adibita soprattutto per le parrocchie che vogliono venire a passare con dei ragazzi, per gli scout, e avrà una capienza di 90 posti letto. Ecco, questo credo che sia una cosa importante, perché dovrebbe portare un po' di gente ancora di più a Bedonia. Domenica scorsa ha aperto ufficialmente i battenti la pesca di beneficenza a San Rocco di Borgotaro presso la parrocchia. Vi ricordo che la pesca rimane a vostra disposizione tutte le domeniche di questo mese. Alle 10 apre fino alle 12, poi dalle 15.30 alle 18. Come sempre sono previsti ricchi premi per tutti e il ricavato sarà devoluto a progetti benefici. Per domani, venerdì 9 maggio, il meteo sarà il seguente: al mattino irregolarmente nuvoloso, al pomeriggio buone condizioni di soleggiamento e formazione di temporanei, cumuli solo sui rilievi. Temperature minime stazionarie tra 10 e 12 gradi, le massime in lieve aumento tra 18 e 21 gradi, i venti saranno deboli. Vi lascio con i programmi di questa sera della nostra emittente. Cominciamo intorno alle 20.45 con One Race TV, alle 21.30 Video Station e poi il nostro TG. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento, a domani.